Il Vangelo di Giovanni oggi ci dona di contemplare i due poli, per così dire, dell'amore, della gioia, il correre e il rimanere. Pietro e Giovanni corrono al sepolcro con il cuore in gola e correranno poi per tutta la loro vita sulle strade del mondo a portare l'annuncio che ha cambiato la storia. Gesù è risorto. Maria di Magdala, invece, dopo aver corso, rimane lì, fuori dal sepolcro, ferma e piange. Ma questo rimanere le dona la gioia di vedere per prima Gesù vivo, accanto a lei, che la chiama per nome. E allora in questo giorno della tua Pasqua, grazie Gesù, perché sei risorto per noi. Grazie perché hai chiamato ciascuno di noi per nome. Aiutaci Gesù a capire che il modo più vero per correre nel mondo, ad annunciarti, è rimanere sempre fermi lì ai tuoi piedi, uniti a te. Aiutaci a capire quello che Don Bosco ci ha sempre ricordato, che il modo più vero per camminare con i piedi per terra, fedeli ai nostri impegni, fedeli alle persone che ci stanno accanto, l'unico modo per essere davvero fedeli alla nostra vita, alla nostra terra, è camminare con gli occhi sempre rivolti al cielo. Buona Pasqua del Signore.